Aspetta, oggi è successo. Buonasera gentili telespettatori, grazie per essere qui con noi questa sera in questa nuova puntata di Prima News Focus. E in questa puntata vorremmo parlare di un argomento molto attuale, ossia il prezzo del carburante. Vorremmo analizzare questo fenomeno che riguarda purtroppo molti di noi, sia categorie di lavoratori che usano di più i mezzi e sia però tutti noi da più punti di vista, quindi anche guardando le conseguenze per alcune categorie in particolare e sentendo anche la voce dei benzinai che ultimamente sono un po' bistrattati. E abbiamo qui con noi in studio Vincenzo Nettis, che è presidente di Five Confesercenti di Torino. Grazie per essere qui con noi. Buonasera. Buonasera. Abbiamo detto appunto benzinai ultimamente un po' bistrattati, resi sembrano un po' colpevoli di questo aumento dei prezzi, è così? Assolutamente no. Noi in questi giorni siamo stati accusati di speculare, siamo stati accusati di essere dei furbetti. Ci tengo a ribadire per l'ennesima volta, e mi fa piacere, che un gestore di carburante guadagna 3,5 centesimi al litro. Rispetto a quello che è il prezzo indicato sulla pompa. I prezzi che vengono indicati sulla pompa sono comunicati dalle società, dalle società petrolifere, di conseguenza il gestore non ha margini per modificare i prezzi che la società comunica e che decide di assegnare alla vendita. Le chiedo una cosa su questo, però noi abbiamo dei distributori della stessa marca con prezzi diversi, ci sono dei motivi anche per questo, giusto? Assolutamente sì, è sempre la società petrolifera che in base alla zona geografica piuttosto che al tipo di impostazione che l'impianto ha decide e determina a monte il prezzo che vuole assegnare al pubblico, quindi ci sono impianti che non sono presidiati e che sono, si chiamano ghost sostanzialmente, in cui non ci sono operatori e il prezzo magari è leggermente inferiore, ci sono impianti gestiti con gestori come posso essere io, in cui ci sono prezzi leggermente superiori o comunque comunicati dalla società che decide quale prezzo applicare e poi lo differenzia in base alla vendita, se avviene in self-service o in servito, aumentando ulteriormente il prezzo. Ma ripeto, il prezzo è determinato dalla società petrolifera. Ecco, per fare un esempio, su 20 litri che vengono appunto erogati, qual è il vostro guadagno? Mi viene facile farle questo esempio. Quando un utente acquista 20 euro di carburante, sì, 20 euro di carburante, che oggi diciamo per comodità sono pari a 10 litri. Questo 10 litri va moltiplicato per il margine del gestore, che è 3,5 centesimi al litro, quindi su 10 litri il gestore guadagna 35 centesimi lordi. Lordi perché poi bisogna togliere le spese di commissioni bancarie piuttosto che le spese fisse di corrente, luce, internet, eccetera. Quindi sono 35
40, adesso vediamo dalle varie società, però 35 centesimi lordi, dopodiché i rimanenti 19,65 euro se ne vanno in accise e tasse per il 65%, in costi industriali per la messa in diffusione del prodotto e nel margine utile delle varie società. Dunque, si sta facendo una valanga di fango su chi è la catena, è l'anello debole di una catena che guadagna 3 centesimi e mezzo al litro e non si va a vedere chi su 20 euro ne incassa 19,65. Quindi insomma non è colpa vostra questo aumento dei prezzi. Ma assolutamente no, guarda. Siamo stati travolti, probabilmente come in tutte le famiglie qualcuno sarà anche colpevole di aver fatto qualche errore, ma le posso assicurare che il sottoscritto l'anno scorso nel 2022 ha comunicato al MISE, che è l'osservatorio prezzi carburante, sito istituzionale, e i gestori sono obbligati a comunicare lì i prezzi applicati. Il sottoscritto ha comunicato 112 volte le variazioni di prezzo. Quindi, a fronte di questo, se calcoliamo che in Italia ci sono 22.500 impianti, immaginate che mole di comunicazioni sono state fatte dai gestori affinché ci fosse trasparenza sui prezzi. Risulta che questo non basta, risulta che i gestori sono speculatori, faremo, credo, con giusta ragione, il 25 e il 26 una manifestazione di sciopero andando a Roma e chiudendo gli impianti, perché non è sostenibile una tesi del genere. Prego. Ecco, adesso torneremo a parlare subito appunto della vostra situazione, ma come ho detto volevamo affrontare anche certo. Da più punti di vista. Noi in collegamento abbiamo Giacomo Cotrona, che è agente di commercio, e volevamo chiedere anche a lui questo aumento dei prezzi del carburante come incide sulla sua professione. Buonasera intanto e grazie per essere qui con noi. Buonasera a voi. Sicuramente incide nella marginalità e nell'aumento dei costi del lavoro, fondamentalmente. Per noi uscire la mattina con l'auto negli spostamenti, eccetera, è automaticamente un costo che anticipiamo sullo svolgimento del nostro lavoro, che se poi va bene viene recuperato a distanza di mesi, settimane, mesi, anni addirittura, secondo le categorie del nostro operare. Quello che ci tengo a sottolineare è che in un periodo in cui si dà un investimento, un incentivo a migliorare le condizioni di ripresa delle attività economiche, non è sicuramente rallentando la marginalità, diminuendo la marginalità di chi ha già superato dei momenti di grossa difficoltà, che si può incentivare. La nostra categoria è sempre stata una categoria abituata, come dire, a risolversi poi i problemi autonomamente. Siamo dei lavoratori autonomi, proprio come agenti, non siamo mediamente stipendiati o rimborsati delle spese quotidiane. Quindi l'incidenza la paghiamo di tasca nostra giorno per giorno. Ecco, quanto può essere l'incidenza, una stima di questi aumenti? Quanti chilometri guardi, anche fate? Le faccio il mio esempio personale per sì. Poi parametrarlo a quello che è un po' l'andamento tipico della categoria. Categoria che vede circa 300.000, qualcosa di meno, di agenti in Italia, quindi mediamente nella nostra zona possono essere un 10% del valore nazionale, abituati a chilometraggi importanti. Sicuramente siamo fra gli utenti della strada che si muovono con percorrenze medie che vanno dai 30 ai 50, 60, 70 mila secondo le categorie annue di percorrenza
che sono aumenti insomma considerevoli. E di conseguenza questi aumenti sono aumenti importanti. Nel mio caso sono sicuramente fra gli agenti nella media, ecco, non sono fra le punte, pur avendole in passato raggiunte chilometraggi importanti, 60-70 mila chilometri all'anno. Oggi mi sono assestato, grazie al cambiamento degli stili di vita, del lavoro, delle tecnologie che ci consentono videochiamate come questa con cui siamo in collegamento, e quindi fare anche una parte di lavoro con meno presenza di persona, mi sono assestato sui 40-45 mila chilometri all'anno. Comunque, insomma, in un anno normale come quello passato. Che grosso modo, ma proprio per fare velocemente i conti, come il signor Nettis precedentemente ha dato delle stime per fare un po' i conti facili, arrotondando, sono circa 3.000 litri di consumo annuo per quanto mi riguarda, che se vado ad aumentare mediamente di 30 o giù di lì centesimi al litro per il ritorno delle accise che era stato promesso di diminuire, addirittura di eliminare quelle di vecchia data, invece che ripristinarle come è successo in questo periodo, fanno velocemente un migliaio di euro di costi aggiuntivi. Insomma, all'anno per quanto mi riguarda personalmente, senza contare quello che sono gli altri costi aggiuntivi tipici della nostra attività: autostrade, parcheggi, manutenzione dell'auto e quant'altro, cose di cui chiaramente non sono assolutamente, e lo voglio ribadire, perché il signor Nettis precedentemente ha usato un termine che guarda caso ho usato anch'io recentemente. Siamo l'anello debole di questa catena, quindi siccome è facile attribuire colpe all'anello debole della catena, certo, non chi manovra questa catena di comando del sistema, è facile indicare nei benzinai affibbiandogli una incombenza burocratica in più, quella di esporre un ennesimo cartello, sì, adesso poi ne parliamo, piuttosto che a noi dare delle agevolazioni, degli incentivi che consentano di lavorare risolvendoci un po' questi problemi autonomamente, senza richiedere contributi. È chiaro il messaggio. Io quindi la ringrazio. In questo modo diventa un gioco delle parti dove noi non siamo contenti delle scelte governative e degli enti locali in favore della nostra categoria. Benissimo, io la ringrazio davvero. Chiedo scusa perché abbiamo un altro collegamento in attesa, però penso che il messaggio sia davvero chiaro. Grazie per il suo intervento, buonasera. Noi difatti adesso ci colleghiamo con Dennis Andreolli, che è ambulante, quindi per capire anche da lui quali sono le conseguenze anche sul suo lavoro. Buonasera a tutti. Buonasera, salve, sì, buonasera. Buonasera. Sono Denis Andreolli, un operatore su Repubblica. Facciamo parte di un comparto importante a livello sia cittadino, nel caso proprio a Torino, che siamo città con più mercati e in complesso la regione. Il nostro ha avuto un impatto importante perché comunque noi abbiamo come un negozio su. Quindi noi ogni mattina portiamo la nostra attività con i mezzi di trasporto che abbiamo, furgoni che siano, verso la nostra postazione, quindi ogni giorno andate e ritorno per noi ha un costo che andate ad aumentare. La cosa che posso dire, l'idea generale non è stata colpevolizzata, non abbiamo colpevolizzato i distributori di benzina, quello non c'è ancora questo sentore. La cosa che però sta creando difficoltà, oltre al costo vivo che è andato ad aumentare per noi, ci sono tante problematiche indirette.
che possono essere quelle di un aumento del costo della merce, perché anche la nostra merce che vendiamo, io per esempio ho tratto abbigliamento che viene trasportata, con i trasporti aumenta e quindi i nostri grossisti aumentano i prezzi. O un'altra cosa ancora più grave è stata, per esempio, a dicembre, che per non affrontare questi costi che andavano a aumentare c'erano meno spedizioni, quindi noi avevamo difficoltà con i riassortimenti della merce stessa, perché i nostri fornitori facevano meno passaggi con i mezzi. Certo, perché poi sono tutte appunto conseguenze di tutto è legato, insomma, non è che si esaurisce lì. Quindi anche voi quello che chiedete ovviamente una diminuzione di questi prezzi per poter continuare a lavorare. Assolutamente, è fondamentale perché il piccolo commercio ha l'abitudine di assorbire certi aumenti per non andare a intaccare le tasche dei clienti, per fare in modo di essere comunque attrattivi. Noi non siamo una calcolatrice, cerchiamo comunque di fare da cuscinetto in certi casi. Il problema è che se continua così questa situazione e viste le mosse del governo, che stiamo facendo solo degli scaricabarile, parlando proprio di barile di petrolio, non ci sono vere azioni in contrasto, andremo per forza a vedere un aumento continuo di tutti i generi, è quello il problema, perché diventerà insostenibile la cosa. Va bene, io la ringrazio di questo suo intervento, davvero anche in questo caso molto, molto chiaro. Grazie ancora e buona serata. Grazie mille a voi, buona serata, buon lavoro. Grazie. Ecco, prima anche abbiamo accennato a questi nuovi obblighi che riguardano i benzinai, che sono anche uno dei motivi per cui voi avete indetto lo sciopero. Assolutamente sì. Spieghiamone un po' meglio. Non abbiamo ancora letto il decreto, quindi non abbiamo notizie ufficiali di questi cambiamenti, ma si percepisce il fatto che ci sarà un incremento di oneri amministrativi a carico dei gestori che comprendono il fatto che quotidianamente dovremmo comunicare sui siti ufficiali quali sono i prezzi medi applicati in Italia e metterli in relazione col prezzo che esponiamo e che adottiamo sulle nostre pompe. Ecco, questo prezzo medio dove lo si trova? Questo ancora non è chiaro, non è chi ce lo comunicherà e su quali cartelli lo andremo a inserire e dove dovranno essere inseriti questi cartelli, se in ingresso all'area di servizio, se nei pressi della pompa, eccetera. Certo è che un gestore che oggi deve comunicare ogni volta che cambia il prezzo oppure ogni 7 giorni in assenza di variazione un prezzo al Ministero dovrà invece, da quando diventerà attuativo questo decreto, da quando ci saranno queste nuove procedure, dovrà ogni giorno, prima di iniziare a lavorare, aprire un computer, accreditarsi, andare in un sito ministeriale, acquisire un prezzo medio che è stato dato, calcolato da qualcuno, non si sa chi, andare a cambiare tutti i prezzi sia in maniera elettronica che manuale sui vari tabelloni e poi adeguarli in base ai prezzi che la compagnia ti ha assegnato per la vendita giornaliera. E se in questa babele di numeri che vengono fatti uno sbaglia a inserire un numero o a invertirlo, perché può capitare, insomma ci sono decine e decine di pompe e di pistole su ogni impianto, se sbaglia a inserire un numero a fronte di un controllo rischia pene che a questo momento sembrano essere sia economiche ma anche di sospensione dell'attività da 7 a 90 giorni, cioè l'anello debole che non decide i prezzi, che guadagna 3 centesimi e mezzo e che è lì 12 ore a lavorare e che viene tacciato di essere uno speculatore e un furbetto, rischia pure di dover stare chiuso 7 giorni. Mi chiedo una cosa. Ci sono stati dei controlli e ci sono state riscontrate anche delle violazioni, così? Assolutamente. Posso spiegarle anche questa cosa con piacere. Sui giornali è comparso che ci sono stati in Italia 5.000 controlli nel 2022. Gli impianti sono 22.500. Di questi 5.000 controlli, la metà hanno determinato qualcosa, sì, dei provvedimenti sanzionatori nei confronti dei gestori. Ma badiamo, sono provvedimenti sanzionatori amministrativi. Ho sbagliato a mettere un numero, ho ritardato un giorno la comunicazione del prezzo.
il terzo numero dopo la virgola di dimensione sbagliata rispetto a quello che il provvedimento dice. Cioè il terzo numero dopo la virgola del prezzo deve essere più piccolo. Se lo metto di dimensioni uguali sono 1000 euro di multa. Cioè se 5000 controlli hanno determinato 2000 infrazioni e quelle 2000 infrazioni non sono legate a speculazione o a decisioni di prezzo autonome, ma sono sviste amministrative, e non c'è correlazione tra la speculazione e il nostro compito. Dopodiché, se nelle famiglie c'è qualcuno che si comporta male, è giusto individuarlo, sanzionarlo e andare avanti con le regole giuste. Ma non bisogna confondere chi fa i prezzi con chi invece fa un lavoro 12 ore al freddo o al caldo, dipende dalla stagione, per guadagnare 3,50 centesimi al litro. Benissimo, io la ringrazio per averci dato appunto questa vostra visione e ringrazio anche i nostri ospiti che grazie sono intervenuti. Speriamo di aver fatto un po' chiarezza anche su questo aspetto, appunto chiarendo anche il vostro punto di vista. Me lo auguro anche. Buonasera. Come abbiamo detto, siete stati un po' bistrattati in questo assolutamente aspetto. Assolutamente sì. Benissimo, grazie, grazie a lei e grazie ai nostri telespettatori per essere stati qui con noi questa sera. Ancora a tutti l'augurio di una buona continuazione di serata.